Ciao a tutti e bentornati a questa puntata deliziata dal sottofondo della Paw Patrol che sta guardando mia figlia. Non so se la riuscite a sentire, spero di voi per no. Di no. Oggi non parliamo esattamente di un gioco, quanto di una modalità all'interno di un gioco, ossia la modalità in viaggio che è stata introdotta con FIFA 17. È la più grossa, oltre al cambio del motore grafico che è passato dal Nite, forse non mi ricordo, comunque al Frostbite, grazie soprattutto a questo passaggio è stata introdotta questa modalità in viaggio che potremmo definire una modalità storia, simile a quella che ho visto anche in NBA 2K16, credo, in cui noi prenderemo le veci di Alex Hunter, giovane talento inglese, che nel suo viaggio, nel primo anno da calciatore professionista in una squadra della Premier League che potremmo scegliere, si parla solo della Premier League inglese, ma tutte le squadre della Premier League inglese sono selezionabili, quindi potremmo darle ai classici Chelsea, Manchester United, al Leicester, all'Everton e a tutte le altre, la Swansea e tutte le altre squadre che ci vengono, che militano, hanno militato questa stagione nella Premier League. La novità è piuttosto interessante in quanto FIFA non aveva mai presentato nulla di simile. Certo, c'era la modalità carriera, ma era scevra, nel senso giochiamo il nostro giocatore nel suo ruolo scelto. E giochiamo le partite una di fronte all'altra senza contorni, non c'era proprio una vera e propria storia dietro. Ora sì, non è concesso nessun tipo di personalizzazione del personaggio. Alex Hunter è quello lì e quello rimane. Come dicevo, l'unica scelta possibile è quella della squadra. Ed è anche l'unica scelta di fatto che riusciremo a fare all'interno di tutta la modalità, in quanto se c'è un difetto è estremamente statica. Ora, qua vado sullo spoiler perché non posso evitare di farlo, ma stiamo parlando della modalità storia di FIFA, quindi non ho meno scrupoli del solito in questo senso. Tutta la modalità si parte dall'inizio della carriera fino alla finale della FA Cup. Tramite tappe. Queste tappe sono invarianti indipendentemente dal nostro gioco. Mi spiego. Comparirà una barra in cui deciderà se saremo titolari, se saremo sostituti o se saremo riserve. All'inizio noi saremo sempre sostituti, se giocheremo male potremo finire a riserve. Non importa, giocheremo sempre un quarto d'ora, 20 minuti e mezz'ora al massimo. Non importa se in confronto a noi Messi ci fa una pippa. Che entrando facciamo 3 gol, ribaltiamo la situazione, facciamo assist, facciamo quella cosa, rimarremo sempre comunque dei sostituti e non ci sarà possibilità di far cambiare idea all'allenatore di turno. Detto questo, per questo al mercato di settembre verremo mandati in prestito a una squadra di Championship. Allora, lì potremo giocare da titolare e saranno le nostre prestazioni a determinare la nostra posizione in campo. Detto questo, a gennaio verremo rimandati nella nostra squadra, allora lì potremmo giocarci il posto da titolare. La vittoria della Premier League dipende da quello che è stato fatto fino adesso nella squadra, quindi se noi avremo giocato una squadra di medio-bassa classifica si troverà quasi impossibilitata dalla rimonta della classifica. Quello che noi andremo a puntare come obiettivo è la vittoria della FA Cup, in cui arriveremo comunque alla finale indipendentemente dalle nostre prestazioni. Tanto che all'inizio neanche ci faranno giocare alla FA Cup perché mancheremo di esperienza. Anche lì non importa se fino a quel momento abbiamo avuto una media del 9 con 4 gol a partita, noi mancheremo di esperienza, quindi non possiamo rischiarci la FA Cup. Arriveremo appunto alla finale della FA Cup, allora a quel punto potremo decidere qualcosa, perché se giochiamo bene e faremo vincere la nostra squadra avremmo vinto. Allora, avremo l'unico fattore che sarà stato determinato dalla nostra carriera precedente, o meglio, se avremo giocato una gran carriera fino a quel momento, allora verremo convocati in nazionale. Fine. L'unica cosa è questa.
A ogni tappa, prestito, ritorno dal prestito, firma del contratto, vittorie, eccetera, eccetera, verranno sbloccate delle ricompense per le varie modalità, soprattutto quella, adesso, oddio, come si chiama quella delle figurine, non mi ricordo più. Comunque sia, niente di stratosferico. Detto questo, forse avrete capito che ho trovato interessante la novità, che però poteva essere, a mio avviso, implementata meglio, con pochi bivi narrativi, ovviamente non è che si pretende una cosa, però la possibilità di rimanere nella squadra, di influenzare già da subito la squadra con le nostre prestazioni, così evitare di andare in prestito piuttosto che entrare come titolare, secondo me avrebbe garantito un maggiore divertimento, una maggior profondità alla storia, che così invece è un libro interattivo in cui noi giocheremo delle partite, ma non ci sarà nient'altro su cui potremo incidere, appunto, se non che giocando bene alla fine avremo vinto la FA Cup, o comunque, anche se non vinceremo la FA Cup, potremmo essere convocati in nazionale. Ora, io ho giocato nel ruolo di attaccante, credo che siano disponibili tutti i ruoli, ho solo un dubbio su quello di portiere. Non ho provato, sinceramente, non ho idea se sia possibile scegliere il ruolo di portiere nella modalità in viaggio. I presupposti per il futuro ci sono. Spero che adesso hanno già annunciato che ci sarà la seconda stagione con FIFA 18. Non credo che lo prenderò perché comunque ho esaurito tutta la mia curiosità con FIFA 17. Però spero che possano implementare prendendo quello che di buono c'è e ce n'è, correggendo quello che di buono non è e ce n'è molto. Per me, quindi, il gioco, la modalità di viaggio complessivamente vale 6 su 10, un voto da 6, una sufficienza. Il resto è FIFA, quindi o piace o non piace, non è che cambi in maniera stratosferica, non sto qua a parlarvi di FIFA, anche perché io nei giochi di calcio faccio particolarmente schifo. Con questo vi saluto e vi darò appuntamento la prossima settimana, anche perché mi sono veramente dilungato parecchio. Ciao ciao!